La sede del CRAS della provincia di Pesaro Urbino, nella località del comune di Urbino, Casirone, e oggi c'è una iniziativa di tutte le associazioni ambientaliste e di tutti i cittadini che vogliono sostenere il CRAS per il suo operato e per la grande azione che svolge nei confronti della protezione, tutela, riabilitazione della fauna ritrovata appunto in condizioni di difficoltà. Oggi è una giornata importante per la nostra attività, io sono responsabile della provincia, dell'ufficio tutela e gestione della fauna selvatica e dicevo per noi è una giornata importante perché vedere tutto il sostegno da parte dei cittadini e delle associazioni al lavoro che noi quotidianamente svolgiamo ovviamente fa piacere, anzi aggiungo è anche emozionante avere tutta questa vicinanza. Il CRAS si trova oggi in una situazione di difficoltà dovuta al passaggio delle funzioni dalla provincia che dovranno transitare verso l'amministrazione regionale e oggi lo stallo è dovuto soprattutto al reperimento delle risorse economiche. E auspichiamo vivamente nell'intervento della regione per poter permettere appunto la continuazione dell'attività del nostro CRAS, che voglio ricordare è un'attività normata dalla legge regionale 7, la legge sulla tutela della fauna e la caccia, che prevede che ogni provincia sia dotata di un servizio di CRAS. In realtà solo la provincia di Pesaro ha un servizio CRAS che funziona 24 ore su 24 tutti i giorni e i nostri operatori sono pronti ad intervenire per salvare appunto gli animali in difficoltà. Questa struttura rischia la chiusura perché abbiamo prorogato i contratti ai nostri operatori fino al 20 di marzo e se non ci saranno risorse ovviamente non potremmo, essendo un'amministrazione pubblica, continuare questo servizio. Devo dire altresì che nonostante le difficoltà, dal 31 gennaio ad oggi l'attività del CRAS ha potuto continuare ad esistere grazie all'impegno del nostro presidente, il dottor Daniele Tagliolini, che ha fortemente sostenuto e aiutato la nostra attività facendo in modo che tutte le risorse che il nostro ufficio aveva a disposizione venissero utilizzate appunto per mantenere il CRAS nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, altrimenti sarebbe dovuto chiudere dal 31 di dicembre 2014. Essere qui oggi è un dovere morale non solo per il ruolo che ricopro, ma perché le esperienze virtuose che ci sono all'interno di questa provincia andrebbero non solo tutelate ma esportate anche nel resto delle Marche. E quindi la dimostrazione anche copiosa di persone, non solo di guardie ecozoofile, ma anche di persone normali che hanno deciso di venire qui, significa che questa non è una battaglia di retroguardia o di frontiera, ma deve essere una cosa che deve essere estesa a tutta la provincia. Non poteva mancare perché secondo noi il CRAS è un servizio che si offre alla cittadinanza e ovviamente agli animali selvatici. E a nostro parere c'è una latitanza da parte degli enti, la provincia, la regione. La provincia ora ha dimostrato una certa sensibilità, è riuscita a coprire alcuni mesi, ora deve entrare in gioco la regione. Non nel caso che si rimbalzino le responsabilità tra di loro, quella della fauna selvatica è una competenza che hanno entrambe, la fauna selvatica è patrimonio della collettività, quindi ci devono pensare gli enti locali. Noi oggi qui siamo a rappresentare la gente che comunque apprezza quello che sta facendo il CRAS in questi anni, diciamo che non deve essere una scusa quello che in altre province non esiste, deve essere anzi un monito alle altre province di farlo un CRAS. Se la provincia di Pesaro Urbino ce l'ha, deve anzi potenziarlo e essere d'esempio dagli altri. Non può essere una giustificazione per chiudere questo. Ricordo che il CRAS fa 1000 interventi all'anno, tante persone chiamano gli operatori del CRAS perché hanno delle emergenze con gli animali selvatici e anche le forze dell'ordine, questo ci terrei a sottolineare, le forze dell'ordine, la polizia e i carabinieri sono a stretto contatto con il CRAS, spesso il CRAS è intervenuto anche di notte perché la loro reperibilità è sulle 24 ore. Sono intervenuti di notte e hanno risolto situazioni difficili con animali investiti sulle strade e altre situazioni del genere. Quindi è una cosa che è il patrimonio di tutti, credo che i soldi si possano trovare, se ne trovano per altre cose meno importanti, qui veramente il budget è ridotto, ci sono anche tre persone che ci lavorano, tre persone esperte di questa cosa, non si può neanche sostituirle con qualcun altro, non può farlo questo servizio, ad esempio il servizio veterinario dell'ASL, non ha senso.
ci vuole chi sa fare con gli animali selvatici.